Buongiorno Mayu, come state? Allora, ve l'ho detto che sarebbe uscito un altro video e oggi è il 1° novembre, quindi mancano 11 giorni alla finale. Oggi Gennaro, il mio secondo accompagnatore, mi ha letteralmente salvato la vita, perché appena ha saputo che dovevo allenarmi e tutte le palestre, appunto oggi essendo il primo, sono chiuse, mi ha dato le chiavi della sua palestra e quindi sono contento come un ragazzo che alla finale tra 11 giorni gli viene data la palestra tutta per sé, quindi grande, bene, grazie mille Gennaro, non ti ringrazierò mai abbastanza. Siamo praticamente arrivati, eccoci qua, perché tutto ciò Gennaro a palestra vicino a casa mia. Siamo arrivati, parcheggiamo e ve la faccio vedere. Pochi trofei Gennaro, poca roba. E questa è la gym, quindi andiamo. È tutto bellissimo. Ok, allora, primo esercizio andiamo a fare un calf seduto, quindi abbiamo un calf, un 4x10 con un minuto di recupero tra una serie e un'altra. Possiamo anche aumentare un po'. Ok, l'ultima, io andiamo a mettere il pacco pesi perché secondo me ce l'ho. Ho solo un po' di dolore alle gambe perché schiacciano sti cosi, sono poco imbottiti. Quindi passiamo da 55 a 60. Ultima serie. Secondo esercizio abbiamo iperextension sui flessori, quindi per i femorali, e lo vado a zavorrare con 25-30 kg, vediamo, partiamo con 25 e vediamo se aumentare a 30. L'esecuzione è sempre la stessa, quindi 4x10 con un minuto di recupero. Per adesso lasciamo lo stesso carico, quindi 25 kg di zavorra, ed eventualmente eseguo il movimento più lentamente in modo da aumentare la fatica. Però preferisco fare in questo modo e non aumentare il carico, rischiando poi di compromettere la tecnica.
un trucco per eseguirlo bene è nel momento in cui sali, quindi pieghi le ginocchia, e pensare a contrarre il gluteo e spingere il bacino contro l'appoggio. Quindi fare un movimento di contrazione del gluteo e spinta del bacino in avanti. In questo modo riesco ad evitare il coinvolgimento della bassa schiena e quindi focalizzarmi totalmente sui femorali. Terzo esercizio, panca al multipower 30 gradi. Sono già riscaldato. Idem 4x10, un minuto di recupero. Cazzo. Devo abbassare un po' perché non è lo stesso carico che uso nell'altra palestra. Si percepisce un po' di più questo. Andiamo. Perfetto, abbiamo abbassato il carico di 10 kg, direi che è perfetto, sia perché mi sono prestancato col carico sbagliato prima, sia perché comunque questo mi permette di arrivare all'ultima ripetizione bello stanco. Non ha senso rischiare di infortunarsi. Anche parziali, ma ho cercato di chiuderle tutte. È fondamentale comunque lavorare nella parte iniziale del movimento, quindi quando il petto è strecciato e questa qui è la parte appunto iniziale della salita, è la più importante, quindi se posso anche chiuderle parziali, le faccio. O meglio, cerco di salire il più possibile, poi quando non ce la faccio più scendo, streccio il petto e riparto. Ecco, questa non ce l'ho fatta a chiuderla. Che mi sono prestancato col carico iniziale, che era comunque 10 kg in più rispetto a questo, ci può stare.
Ok, alzate i laterali dei cavi bassi. Penso che un 10 kg vadano bene. Perché, come per l'iperextension, anche per questo esercizio preferisco lavorare sull'esecuzione e non sul carico. Va bene, va bene. Quindi ne facciamo l'ultima. Bel pump nelle spalle, devo dire. Mi piace. Sento ancora lo sgarro di sabato sera nel corpo. Sento ancora che va nei muscoli, nonostante stia mangiando praticamente pochissimo. La pancia infatti ha ancora molti liquidi. Vabbè che siamo soltanto a mercoledì, quindi devo ancora scendere, però mi sento più pieno della settimana scorsa. Ok, adesso abbiamo un pulley alto alla lat machine. Ho messo lì una catena, in modo tale che quando scendo giù tirando il dorso, il pacco pesi non tocca in alto. Ho fatto già una serie di riscaldamento con un 30 kg in modo da preattivare il dorso. E adesso ci andiamo a mettere un 50-55. Vediamo un attimo perché la carrucola è diversa da quella che utilizzo di solito, quindi come per la panca di prima andiamo a settarlo. Sto pensando di lasciare invariato il carico sia perché c'è un minuto di recupero, sia perché così posso anche in questo caso concentrarmi sull'esecuzione corretta dell'esercizio, quindi spingere forte le spalle indietro, spingere forte le spalle indietro e tirare con i gomiti in modo da attivare quanto più possibile il dorso durante tutto il movimento. Allora, ultimo esercizio, French press con manubri da terra, quindi con dead stop. L'esecuzione è sempre un 4x10 con un minuto di recupero. E utilizziamo 16 kg. Quindi anche in questo caso chiudo le scapole, abbasso le spalle per salvaguardare appunto l'articolazione. Ok ragazzi, allenamento finito, per questa scheda era tutto, quindi ho finito con i tricipiti, abbiamo fatto questa full body. Adesso torno a casa, devo ancora fare colazione perché mi sono svegliato abbastanza tardi stamattina. E vi faccio vedere poi cosa mangio in una giornata e la mia integrazione. Questo proprio lo porto in un video a parte,
del mio full day of eating. Questo video invece qui finisce e niente, ci vediamo nel prossimo video del full day of eating. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video.